Bentornati alla nostra diretta straordinaria. Allora, lo avete visto, lo avete sentito nel telegiornale, nella prima parte della nostra straordinaria. Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza, quindi sarà in vigore da domani mattina. Siamo in zona arancione, in Friuli Venezia Giulia. Stiamo seguendo l'ultimo sabato, prima appunto della domenica, di ulteriori restrizioni, soprattutto per quanto riguarda la chiusura dei locali, i bar, i ristoranti, se non per appunto l'asporto, i generi da asporto e il divieto di spostarsi se non per ragioni comprovate come al solito, insomma, e con l'autocertificazione, poi ne parleremo anche, c'è anche il ritorno dell'autocertificazione tra diversi comuni, quindi divieto di spostamento. Abbiamo nuovamente in collegamento il nostro Umberto Bosazzi che vedo da dietro Piazza Unità, se non mi sbaglio, vero Umberto? Sì, siamo in via Malcanton, Largo Granatieri, che è un luogo che noi giornalisti conosciamo abbastanza bene. E adesso, assieme a Gianluca Paladin, possiamo incominciare il nostro avvicinamento in piazza Unità o Piazza della Borsa. Poi vedremo anche che cosa ci offre, appunto, quali spunti ci offrono questi due luoghi che sono appunto tradizionalmente i luoghi, se non proprio della movida spinta, ma comunque i luoghi dove di sabato appunto i triestini e anche i turisti si spostano per pranzare, eccetera. Allora, ripeto, qui stante anche siamo in un orario abbastanza particolare, però insomma vediamo che non c'è tanta gente, ma insomma forse la punta. L'orario di punta per i pasti è già finito. Io questo non lo so perché ormai per me il pasto di mezzogiorno è qualcosa di assolutamente inesistente, per cui ho perso il controllo con certe cose, ma comunque intanto ci fermiamo per vedere appunto la situazione in un piccolo locale e poi andiamo un attimo più avanti, andiamo verso Capo di Piazza, che poi appunto collega le due piazze. Qui c'è un amico, ciao. Allora, possiamo vedere anche che in via delle Beccherie c'è una certa, insomma, c'è un po' di gente. Andiamo ancora avanti, poi eventualmente qui possiamo eventualmente ritornare. Vediamo qual è la situazione in piazza. Allora, qua c'è una sullo skateboard. Dunque, la piazza si presenta così, in maniera piuttosto mista per quanto riguarda l'affluenza, eccetera. Questa è Piazza Unità. Particolare curioso, se vedete, seduto davanti alla fontana c'è uno dei ragazzi che consegnano a domicilio, che prende giustamente un po' di, insomma, si riposa giusto un attimo. Ma andiamo, Gianluca, giriamoci e andiamo verso Piazza della Borsa, Abbiamo visto anche un lavorante della risulta polizia, appunto. no? Sì. Che sta controllando, immagino che tutto Ah, sia sì. tranquillo, no? Sì, è appena Proprio. arrivata, per dire la verità, Ecco. perché adesso che ci penso l'abbiamo vista arrivare. Oggettivamente però qui c'è poca gente anche, ma vediamo, non vedo la... Vieni Gianluca, perché volevo andare proprio nella zona dei locali, appunto, qui sono più che altro bar, per dire la verità, Certo. che ristoranti. Vedete che insomma sì, c'è un po' di gente all'esterno. Stavo guardando, no, allora sì, io insomma vedo un'animazione discreta, che è quella abbastanza tipica, diciamo così, forse di quest'ora. Volevo vedere invece se c'è, ecco, il dato forse. Vedo quantomeno i tavoli esterni della pizzeria che ha fatto, trattoria Caprese, insomma, della pizzeria, Certo. sono questi dentro la galleria Tergesteo, sono
sono vuoti, insomma. Dentro c'è un po' di gente, insomma. Quindi questa è la situazione che possiamo documentare. Ecco, sempre da domani in maniera discreta, anche loro perché non vogliamo andare soltanto in l'asporto, certo. Insomma, chiaramente. Vediamo appunto qui soltanto la l'asporto, sì. Ci ricordiamo che siamo venuti io direi, Gianluca, usciamo durante un attimo il lockdown proprio in questa pizzeria a vedere qual era la situazione, sì. Quando ancora però si poteva operare e anche allora. Se non mi sbaglio, Laura, fosti proprio tu ad intervistare il proprietario. E lì raccontammo anche quella che è, diciamo così, un aspetto meno conosciuto della faccenda, sì. Che è quella dei fornitori, cioè quando noi parliamo appunto di un locale che chiude, dobbiamo considerare anche che chiude o comunque non lavora tutta la filiera che ruota attorno a quel locale, no? Quindi appunto anche chi porta loro, è vero, fornitori eccetera, insomma. Quindi questo è il dato. Purtroppo questo lockdown ci ha portato a conoscere anche delle realtà che appunto noi non conoscevamo o davamo semplicemente per scontata, no? Per scontate, per cui abbiamo imparato purtroppo, perché insomma in questo caso l'avverbio è da adoperare, sul campo, brava, questo è, mi sostieni meglio sicuramente, abbiamo imparato sul campo determinate realtà. Vediamo se riusciamo a fermare qualche persona per chiedere nel frattempo cosa. Arrivano anche delle mail, Umberto, sì. Ci sono delle mail, per esempio Tatiana ci scrive che questo però un po' di tempo fa, quindi più di mezz'ora fa, diceva che c'era abbastanza affollamento, insomma, ai tavolini dei bar, e lei notava non troppi controlli, diciamo così. Mi sembra invece di vedere una situazione abbastanza sotto controllo, no? In questo momento, forse anche l'ora magari. Sì, qui credo. Adesso io francamente non so se questa signora, però oggettivamente io ho visto anche, andiamo Gianluca, io ho visto anche all'inizio di questa settimana sono andato a pranzo fuori e insomma francamente più di quello che stavano attuando non gli si poteva chiedere, insomma, no? Distanziamento, personale con la mascherina, insomma, non lo so, ecco. Poi dopo qui rientriamo anche nel novero, Laura, delle sensazioni che uno può avere, perché certa situazione può sembrare, un assembramento può essere dato anche da qualche certo. cosa che in realtà non lo è. Infatti può essere anche una situazione okay. che magari vediamo, all'occhio, salta all'occhio, ma... Vediamo qua invece, qui siamo in via delle beccherie, c'è un po' di gente, giustamente, insomma, vediamo se riusciamo a, però non credo. Dunque, qui gente c'è, volevo invece andare, insomma, la situazione è quella che vedete, che vediamo. No? Per cui, c'è anche la considerazione, ci scrive sì. Laura, è emerso più volte anche nel corso delle nostre dirette o di Sveglia Trieste, insomma, lo sentiamo spesso questo problema, i bagni per gli autisti degli autobus, no? Come faranno ora gli autisti, ci scrive Laura, ad andare in bagno? Tutto chiuso, come fanno loro? È un bel problema, no? Perché non ci sono bagni pubblici, quindi se non insomma in pochissime parti. Soprattutto quindi, per quelli che hanno una certa età. O anche le donne, insomma, non dimentichiamoci che ci sì, è chiaro, quindi è vero. Allora, abbiamo una telefonata. No, io parlavo degli autisti perché sai che ho... Sì. È vero, conosci bene i problemi degli autisti. Questioni di famiglia. Di famiglia. Allora... Sì. Abbiamo una telefonata, la sentiamo immediatamente, mentre appunto i nostri Gianluca sì, sì. e Umberto si stanno spostando appunto dalle parti del retro, insomma, di Piazza Unità, del ghetto. Qui vediamo appunto dopo la via Malcanton, qui ecco, ci avviciniamo anche nella zona della questura. Allora, pronto? Ecco, scusa Laura, sì, questa prego. È un'immagine, se vogliamo...
No, è un'immagine molto indicativa, questa che ho visto già prima, no? Di questi al tavolo esterno, queste due bottiglie, così un po'. Chissà, sì. Forse è un po' l'immagine della giornata, se vogliamo, no? È vero, no. Infatti, okay, sì. Era un momento poetico, concedetemelo ogni tanto. Però è così, hai ragione, insomma, hai colto lo spirito. Allora, c'è la telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto, pronto? Vediamo se riusciamo a parlare con questa persona che è al telefono. No, mi dicono che è caduta la linea. È caduta la linea. C'è invece Barbara che ci scrive. Cominciano un po' le domande come avveniva, insomma, nella prima fase, no, del lockdown. Barbara ci scrive: buongiorno signora Laura, volevo solo sapere se si circola a piedi, bus nel comune di Trieste, se la polizia ci ferma per un controllo, serve l'autocertificazione da domani? Grazie, buona giornata. No Barbara, non serve per spostarsi, perché, se non ricordo male, sempre l'abbiamo vista anche noi, insomma, in queste ore, l'ordinanza prevede sconsiglia di muoversi, se non per insomma, di evitare, consiglia di evitare gli spostamenti inutili anche all'interno del proprio comune, però non sono vietati, mentre serve per circolare eventualmente appunto fuori dal proprio comune se si ha la necessità per motivi di salute, per motivi di lavoro, per motivi di necessità. Oppure dopo le 22, ho detto bene Umberto, ho riassunto in modo corretto, sì, spero sì. Di sì. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo, pronto? Correttissimo. Buongiorno. Pronto? Chi è in linea con noi, pronto? Vediamo se riusciamo a sentire questa telefonata, abbiamo qualche difficoltà, non so se è il sovrapporsi poi del collegamento e della telefonata. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Non sento nessuno, evidentemente c'è qualche problema col collegamento telefonico, cercheremo magari di risolvere anche questo problema. Allora, intanto siete tornati, se non mi sbaglio, dalle parti di Piazza della Borsa e no. Anche qui c'è un po' di animazione. Sì, ci stavamo strozzando col cavo del microfono, per dire la verità. Mi raccomando. Quindi abbiamo avuto un problema. Sì. Io direi andiamo ancora Gianluca verso via Cassa di Risparmio, eccetera, insomma, no? Ecco, già e ci sono più locali avete che visto magari anche sono più così gettonati all'ora di pranzo, sì. No? Da quelle Faccio notare che qualcuno, ma credo che non sia una novità, però insomma ha anche munito la statua di D'Annunzio di una mascherina. Ecco, infatti. Non è nera, giustamente, per certi aspetti. Ecco, non è cattiva come idea, insomma, come suggerimento, usare anche statue, insomma, per diffondere un messaggio. Chissà se quella di Joyce, sarebbe curioso se l'hanno messa solo su quella di Joyce su questa. Comunque, anche sì, Joyce come suggerimento non sarebbe male, per dire la verità. Beh, allora, vediamo se noi riuscite andiamo magari adesso a farci vedere anche un'altra statua, non sono lontanissime alcune, quella di via San Nicolò, non lo so se ci riuscite. Sì, allora, forse c'è la ecco telefonata, qua intanto ci fermiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Cortesemente, stamani ho fatto un giretto in macchina, sì. E ho visto che tutti i concessionari che superano ovviamente una certa metratura sono chiusi, tranne uno che è aperto. Come mai? Ah, i concessionari di auto, perché dipende dalla grandezza del negozio, no? Se non ricordo male dell'esercizio. È molto grande, è grandissimo, racchiude più marchi. E allora evidentemente... È aperto, quindi non ci sono controlli anche in questo caso. Perché non dovrebbe anche per effetto, stavo pensando appunto dell'ordinanza regionale, giustamente, quindi esatto. Non dovrebbe rimanere aperto neanche quello. Per rispetto capito? Anche ai dipendenti, perché sono persone che lavorano... giustamente sono aperti, siamo sempre alle solite, purtroppo i controlli sono carenti. Capito. E quindi bisognerebbe un attimino, credo, intensificare. Sì. Capito. Ecco. Grazie della segnalazione. Grazie ne teniamo a lei. Sì. Conto. Buona giornata. Volevi dire qualcosa alla signora Umberto? Sì.
No, però io non vorrei, però credo che forse qualche concessionario è chiuso di sabato. Sì, no, lei diceva perché invece uno era aperto, quindi... che è molto grande, ha una metratura molto grande, secondo la signora. Ah, ho capito. Raccoglie più marchi e quindi dovrebbe, secondo lei, restare chiuso perché appunto come i grandi centri commerciali, come i negozi, anche monomarca, però di una certa metratura, devono restare chiusi nel all'interno, fine settimana. Sì, devono rimanere. Devono, questo sì. Già per effetto dell'ordinanza precedente, se non ricordo male, o comunque del TPCM addirittura. Sì. Non mi ricordo male, no? Dovrebbe, sì. Quindi ho capito il senso della domanda della signora. Ecco, non so se poi nel caso specifico hanno una particolare deroga, non lo sappiamo, però grazie per la segnalazione, insomma magari cercheremo di verificare. Allora, se invece di accanirsi sui locali si facesse più prevenzione, ci scrive invece Marina, sono 2 giorni che aspetto che mi chiamino per fare il tampone e penso che fino a lunedì niente, e intanto se sono positiva chi è stato a contatto con me porta in giro il contagio. Questo dice Marina. C'è un po' il problema, no, del fatto che i tracciamenti sono saltati, c'è stata questa esplosione nuova dell'epidemia e quindi è vero, è un grosso problema questo della difficoltà estrema dell'effettuare tutti i tamponi necessari a fare un tracciamento che protegga davvero, no, in tutti i casi. Ha ragione la signora, e poi anche qui protesta contro l'accanimento verso i locali e i ristoranti, i bar, insomma. Poi ancora Sonia ci scrive: che tristezza, stamattina sono andata a salutare i miei parenti a Sistiana, occorreva proprio chiudere i comuni e già che c'ero ho fatto anche gli auguri di Natale, perché sono sicura che questo Natale saremo tutti chiusi a casa. Questo dice Sonia, si è presa per tempo. Vabbè, c'è chi è più ottimista, chi invece meno. La signora Sonia è particolarmente pessimista in questo momento, insomma se la prende con il provvedimento di chiusura dello spostamento tra i comuni, insomma. Allora, provvedimento fra l'altro, facciamolo notare. Sì. E Laura, giusto per collegarmi anche a quello che diceva la signora, giusto per dare anche un senso ironico alla cosa, il provvedimento è arrivato il 13 di è un venerdì 13, venerdì, ecco, insomma, 13 che me l'avevano fatto notare molto, già ieri, per dire. Ma in quella anglosassone, insomma, è abbastanza, poi lo conosciamo, sì, ma significato anche noi. Coi tempi che corrono conviene essere superstiziosi in più culture, mi sembra. In più culture, d'accordo. Allora, noi dobbiamo, mi dicono, fermarci per una breve pausa pubblicitaria, se siete d'accordo ci ricolleghiamo. Okay. Tra poco, non so se così vi diamo anche il tempo magari di cambiare zona o di tornare verso Piazza Unità, non so quali sono le vostre intenzioni, poi vedete voi insomma come sta andando la situazione in centro città. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra poco.